Il film è ambientato in una piccola e isolata cittadina americana chiamata Perfection, che è circondata da montagne e dirupi su tre lati ed è collegata al resto del paese da un'unica strada stretta. Successivamente ci vengono presentati i protagonisti, due amici di nome Valentine McKee, detto Val, e Al Bassett, che sono tra i pochi residenti di Perfection. Sono conosciuti per essere i tuttofare della città, poiché si impegnano in lavori saltuari come guardare il bestiame per gli agricoltori, il drenaggio delle acque reflue e lo smaltimento dei rifiuti. E Al è più maturo, più vecchio, e gli piace pianificare le cose, mentre Val è di natura più spontanea e ama vivere il momento. Ogni volta che i due arrivano a un punto morto risolvono la questione come uomini adulti, ovvero giocando a sasso carta forbice. Sulla strada per il prossimo lavoro notano una persona sconosciuta con molte attrezzature addosso sul lato della strada. Si scopre che è una studentessa di una vicina università che sta lavorando a un progetto. Un Val dal sangue caldo si eccita dopo aver visto la ragazza e si dirige avventatamente verso di lei, ma quando la raggiungono le sue aspettative non vengono soddisfatte, lasciandolo deluso. La ragazza poi si presenta come Rhonda Lebeck, una studentessa di sismologia. Chiede loro delle attività di perforazione ed esplosione intorno alla città, siccome il suo sismografo sta raccogliendo strane letture. Tuttavia, gli uomini sembrano non esserne consapevoli e presto se ne vanno. Altrove, Rhonda prepara la sua attrezzatura per raccogliere letture dell'aria. A sua insaputa, qualcosa di enorme inizia a strisciare sottoterra e si muove verso di lei. Riesce quasi a prenderla, ma Rhonda sale sul suo veicolo appena in tempo e se ne va. I due uomini, invece, finiscono di buttare la spazzatura e si fermano per un drink. Val è orgoglioso della loro capacità di prendersi cura della spazzatura come nessun altro, però poi si lamenta di essere costretto a svolgere lavori così umili. Dice che devono fissare i loro limiti a poco più in alto. Fanno proprio questo andando a casa di un adolescente di nome Melvin per rimuovere le sue acque reflue, ma trovano il lavoro difficile e iniziano a incolparsi a vicenda. La loro argomentazione viene interrotta quando il tubo della fogna si apre e vengono inondati di liquami sgradevoli. Finalmente stufi, Earl e Val fanno le valigie e lasciano Perfection per sempre. Lungo la strada vengono fermati da Nancy, che gestisce un'attività di ceramica e vive con la figlia Mindy. Nancy offre ai due ragazzi un lavoro per un mese con pranzo e birra gratis, ma avendo deciso di lasciare definitivamente la città, rifiutano l'offerta. Mentre escono dalla cittadina, notano un uomo su una torre di trasmissione. Ad un esame più attento Val identifica l'uomo come Edgar, l'ubriacone della città. Vedendolo immobile e incosciente, decidono di scendere. I due giocano come al solito a sasso carta forbici, e Val viene scelto per la missione. Sale poi la torre e raggiunge Edgar, solo per trovarlo morto con un fucile in mano. Successivamente, il duo porta il suo corpo dal medico locale Jim che vive in una roulotte. Quest'ultimo esamina il corpo e presume che Edgar sia rimasto sulla torre per 3 o 4 giorni e sia morto di disidratazione. Perplessi dalla rivelazione, Earl e Val si chiedono di cosa avesse paura Edgar per scegliere di morire lassù piuttosto che scendere. Nonostante questo continuano il loro viaggio, ma sono nuovamente costretti a fermarsi quando notano le pecore di un contadino locale massacrate. Preoccupati, provano a cercare l'uomo, ma presto trovano la sua testa mozzata sotto un cappello. Questo spaventa i due che decidono di fuggire dalla città il prima possibile, ma con loro sgomento l'unica strada che porta fuori dal paese è stata bloccata da una piccola frana. Presumendo che sia stata causata dagli operai della strada, li chiamano, ma trovano solo i loro caschi abbandonati a terra pieni di sangue e melma. Questo spaventa ancora di più i due, che decidono subito di ritornare in città. Mentre se ne vanno Val fa retromarcia con il camion su una piccola cresta e rimane bloccato, ma dopo aver utilizzato tutta la sua potenza, alla fine riesce a liberare il veicolo. Quando finalmente raggiungono la città, i residenti vengono a conoscenza degli strani eventi e scoprono una lunga creatura simile a un serpente avvolta attorno all'asse del furgone di Val. Forse è stato proprio questo il motivo per cui il veicolo si è bloccato. Uno dei residenti, Bart, ipotizza che potrebbero esserci altre creature come queste nella zona, quindi devono stare molto attenti. Si scopre che lui e sua moglie Heather sono dei malati di sopravvivenza e hanno immagazzinato molte armi e munizioni nel caso qualcosa andasse storto. Di notte, Jim e sua moglie Megan decidono di riposarsi dopo aver lavorato senza sosta per costruire la loro casa. In quel momento, notano uno sfiato di vapore che fuoriesce dal terreno. Megan sembra essere preoccupata, ma Jim ipotizza che possano aver scoperto del gas naturale e va a indagare. Dal nulla, il terreno sotto di lui cede e viene trascinato dentro da una forza invisibile. Megan disperatamente cerca di tirarlo fuori, ma una creatura simile a un serpente emerge e le sibila con rabbia. Terrorizzata, corre alla sua macchina e si chiude dentro, ma prima che possa partire l'auto inizia ad affondare. Tornando al paese, col telefono interrotto e la strada bloccata, Val ed Earl decidono di partire a cavallo per portare aiuto.
Sulla strada per la città passano attraverso la roulotte di Jim. Cercano il dottore e sua moglie, ma non trovano nulla. Proprio in quel momento sentono il suono di una radio proveniente dal sottosuolo. Dopo aver guardato scoprono che l'auto di Jim è stata sepolta verticalmente nel terreno. La vista li terrorizza, ma non hanno altra scelta che continuare il loro viaggio. Dopo un po', i due raggiungono il centro del deserto e la zona sembra essere sicura, ma all'improvviso i loro cavalli iniziano a comportarsi stranamente e li disarciano. La creatura misteriosa appare quindi dal sottosuolo e divora i cavalli. Incazzato, Val tira fuori la sua arma e gli spara, ma questo non fa altro che far infuriare la bestia. I due amici poi corrono verso le montagne rocciose e provano a saltare attraverso una buca di cemento, ma finiscono per caderci dentro. Fortunatamente, la creatura non si accorge del muro di cemento e sbatte contro di esso, uccidendosi. Mentre tirano un sospiro di sollievo, Rhonda appare dal nulla. Ispeziona poi la creatura e ipotizza che debba vivere nel sottosuolo perché non ha occhi. Val ed Earl sono incuriositi dalla scoperta e pianificano di vendere il cadavere della creatura unica per denaro. Proprio in quel momento Rhonda controlla i suoi sismografi e rivela in modo preoccupante che ci sono altre creature simili da quelle parti. Non molto dopo sentono la terra muoversi, rendendosi conto che sta arrivando da loro. Il trio esce rapidamente dalla fossa e si rifugia sopra un'enorme roccia, che la creatura non riesce a scalare. Aspettano poi che il mostro se ne vada, ma ogni volta che mettono piede a terra quest'ultimo appare. Frustrato, Val si chiede se la creatura stia ascoltando la loro conversazione, siccome non può né vedere né odorare. Rhonda ipotizza che la creatura percepisca la vibrazione sismica e senta ogni movimento che fanno sulla roccia perché conduce perfettamente le vibrazioni. Lasciato senza scelta, il trio è costretto a passare la notte sulla roccia. Al mattino Rhonda ha un'idea e saltano con l'uso di un'asta verso il loro furgone. Avviano quindi il veicolo e fuggono rapidamente verso Perfection. Nella scena successiva, il gruppo raggiunge un grande magazzino dove la maggior parte degli abitanti della città si è riunito. Affermano che devono abbandonare progressivamente Perfection, siccome la creatura si sta muovendo verso di loro. Rhonda suggerisce di fare un'escursione fino alla città più vicina attraverso le montagne nell'ovest. Quelle montagne sono fatte di granito, e le creature possono muoversi solo attraverso il terreno friabile che copre la valle. Mentre il gruppo continua a discutere, improvvisamente sentono Melvin urlare da fuori. Quando vanno a controllare lo trovano spaventato a morte su un palo della luce. I residenti della città presumono che Melvin stia facendo un altro scherzo e gli ordina di scendere subito, ma in quel momento la creatura appare all'improvviso da sotto. In preda al panico, tutti fuggono dalla zona e si precipitano in casa. Nonostante nessuno emetta alcun rumore o vibrazione, la creatura aleggia sotto il negozio dove Rhonda e gli altri si sono rifugiati. Quando ascoltano attentamente la vibrazione che potrebbe aver attratto la creatura, sentono la piccola Mindy saltellare sul suo pogo con le cuffie. Percependo il pericolo imminente, Val fa una mossa coraggiosa. Corre fuori dal suo nascondiglio e prende Mindy, proprio prima che la creatura divori il suo pogo. Nancy poi afferra la figlia Mindy e corre verso casa mentre la creatura insegue Val fino al suo furgone. Nel frattempo, un'altra creatura si presenta e inizia a muoversi verso Earl e Rhonda, facendoli separare. Earl torna di corsa all'interno del negozio, mentre Rhonda si precipita verso Melvin. Tuttavia, cade e rimane intrappolata nel filo spinato. Ciò costringe Val a rischiare ancora una volta la propria vita. Afferra quindi un piccone, ferisce la creatura e libera la donna, per poi correre al negozio. Tutti poi tirano un sospiro di sollievo, supponendo che siano al sicuro, ma sfortunatamente il frigorifero del negozio inizia a non funzionare correttamente, facendo molto rumore. Una creatura emerge quindi da sotto il pavimento di legno economico e riesce ad afferrare uno dei residenti. Anche l'altro mostro fa la sua comparsa, costringendo gli abitanti del paese a rifugiarsi sul tetto. La coppia sopravvissuta li nota sul tetto e li contatta con la radio. Catturano però inavvertitamente l'attenzione di una delle creature, che emerge attraverso il loro muro. Tuttavia, Bart e Heather sono più che preparati per questo. Riempiono il mostro di proiettili, riuscendo finalmente a ucciderlo. Ora, rimangono solo due di queste creature. Gli abitanti della città festeggiano l'eroismo di Bart e Heather con applausi, ma la loro felicità è di breve durata perché i mostri diventano creativi e iniziano a distruggere le fondamenta degli edifici, uccidendo alcune persone nel processo. Vedendoli avvicinarsi di minuto in minuto, Earl suggerisce di usare il bulldozer per scappare. Presume che le creature non saranno in grado di sollevare un veicolo da 30 tonnellate. Rimasti senza altra scelta, i cittadini della città seguono il piano. Usando un piccolo trattore come esca, Val salta dal tetto e corre verso il bulldozer. Sfortunatamente, dopo aver creato una distrazione per un po', il trattore si ribalta, lasciando Val bloccato in mezzo al nulla.
Con il verme che si sta avvicinando velocemente, Rhonda gli dice di restare fermo. Crea quindi un'altra distrazione facendo scoppiare un tubo. I mostri abboccano e cambiano direzione, permettendo a Val di salire in sicurezza sul bulldozer. Senza perdere tempo, salva poi tutti i restanti residenti della città ed esce da lì. Man mano che si avvicinano sempre più alle montagne, i residenti iniziano a festeggiare. Purtroppo il loro veicolo inizia presto ad affondare, facendo capire che le creature li hanno superati in astuzia e li hanno portati in una trappola. Il gruppo poi si precipita verso le rocce vicine e ne esce a malapena vivo. Ora, con il tempo che sta per scadere, Earl ha un'idea rischiosa. Propone di attirare le creature da terra per farle esplodere usando le bombe fatte in casa da Bart. Earl lega quindi una bomba accesa a una corda e inganna la creatura a divorarla. Sorprendentemente, il piano funziona e il mostro viene ridotto in mille pezzi. Successivamente il gruppo prepara un'altra trappola per l'ultima creatura rimasta. Lanciano una dinamite sul terreno che divora rapidamente, ma questa volta il mostro scaglia la bomba di nuovo verso il gruppo, facendoli correre per salvarsi la vita. Nel caos che segue, Val, Earl e Rhonda si separano dagli altri e corrono alla ricerca di un'altra roccia su cui arrampicarsi. Essi vengono quasi catturati dalla creatura, ma riescono a ingannarla rimanendo estremamente fermi. In quel momento cruciale, Val ha un'idea rischiosa. Corre lungo la valle e gli altri due lo seguono, ma ben presto raggiungono la fine di un dirupo e non sanno dove andare. La creatura alla fine li mette alle strette e inizia a caricarli con grande velocità. Vedendo questo, Earl e Rhonda si tolgono di mezzo, ma Val continua ad aspettare. Alla fine salta via all'ultimo secondo, facendo volare la creatura verso delle rocce taglienti che causano la sua morte. Il film termina quando i cittadini celebrano la loro vittoria sulle creature, mentre Val e Rhonda si baciano appassionatamente. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!